Ciao raga, oggi faremo la Pancake Disney Challenge e io non vedevo l'ora di farla. Ma non avevo dubbi, quando si tratta di challenge riguardante il cibo, Katia è la prima. E tra l'altro avevamo promesso che non avremmo più fatto challenge con il cibo. Cosa è successo? Beh, bugia. E poi questa comunque è una challenge molto divertente e colorata. E anche un po' artistica, perché comunque bisogna saper disegnare. Bobby, tu sei capace? Non sei capace. Ma che domanda è? Ma manco i bambini dell'asilo si chiede se sei capace di disegnare. Ovvio che sono capace di disegnare, non ma è come capace, tutti. Non è solo capace. Che ognuno ha il suo stile. E il mio è un po' astratto. Vabbè, comunque, quello che dobbiamo fare è disegnare dei personaggi della Disney che abbiamo scelto appositamente. Allora, sono tre personaggi. Sono Winnie the Pooh, il genio della lampada, di Aladino. Ok. E Topolino. Comunque, bando alle ciance, io direi di iniziare, di vedere chi è il più bravo. La figura l'hai già fatta vedere? Non ancora, dai, fallo okay, vedere tu. Ok, la faccio vedere io, disegneremo Winnie the Pooh, ok? Nel primo, che sembrerebbe il più semplice. Allora, aspetta, vorrei dire Pronti. Una cosa, perché sennò dopo sembra che è colpa mia. Cavolo. Questa piastra... Ok, ci sta. Ha una temperatura, arriva a quella temperatura e non si può regolare. Per cui, ok, la mia si sta già scaldando, quindi parto io. Anche la mia si sta scaldando, devi mettere il burro. Ah, il burro, sì. Okay. Dovevamo prendere quello che si spruzza, ci era sono, più divertente. Ci sono, vado prima io. Quindi. Ma come vai prima tu? Certo. Enorme gli hai fatto. Katia, devi giudicare il mio lavoro mettendomi sì, agitazione. Ti devi muovere. Guarda, Katia, che cosa mi stai facendo fare? Gli errori. Dai, la mia è già super bollente. Dai, schiaccia, non rompere. Katia, guarda che schifo che mi hai fatto fare. Guarda che stai facendo tutto da solo. Devi muoverti. Sai cosa è successo forse? Qualcuno ha lasciato i grumi perché non volevo usare la frusta ma la forchetta. Senza ascoltarmi. Che brutto naso. Vai di giallo, su. Ok, vai, tocca a te intanto. Grazie. Aspetta. Io non ho parole, se non mi basta il giallo mi arrabbio. Non so che cosa fare, raga. Però potrei vincere comunque, è uscita troppo. Cosa devo fare? La base, la temperatura. Sei tu che hai fatto sti impasti del cavolo. Guarda, tutto si sta scollando. Io ti ho chiesto uno stuzzicadente, Katie. Ho fatto un casino. No, abbastanza. Non credo, devo farlo tutto. No. Luca non scende, cioè. Serve lo stuzzicadente. So, spalmalo. Ma tu lo devi fare, non lo devi far fare a me. Perché poi... No, tu che smettila. Ma l'hai tolto da lì, si sta bruciando. Ce n'è un cifro. Non si farà mai. Devi aspettare un attimo. No, a me non è uscito niente, raga. E ora la spengo e la pulisco, no. Il prossimo giro lo facciamo bene, no, non è possibile. Non è possibile. Bubi, per colpa tua non ci inviteranno mai a Masterchef. Mai. E io ci tenevo così tanto. Dici che la mia è pronta da girare? Ho sporcato tu. Come che faccio? Adesso. Dammi un secondo! Mi serve solo okay. Come appoggio. Vai. Uè, grande, sì, fatti 5, dai, carino. Grande, ma chi è? Sì, che grande, ma come quelle che si vedono sul web, Katie. Non è vero, è vero. È tutto abbrustolito, oltretutto, oltretutto io so anche la storia di questo artista che ha inventato praticamente i pancake a forma di animale, cioè che ha inventato la pancake art, praticamente è un papà che lo fa per il proprio figlio e però è diventato famosissimo, ok? Chissà che bravo che è. Certo, però vabbè, ora ha fatto libri, va in giro, fa spettacoli. Divertente. Ok?
E voilà. Raga, è bellissimo. Oh, no, Katia, sono un disastro. Ah, brucia, l'ho salvato. Tieni. Ok, raga, dovete votare voi a casa e dirci qual è il migliore. Ma io ero partito bene, il mio sarebbe uscito come il tuo. Sì, certo. Bubil, adesso parto io, perché tu fai solo danni. Aspetta, voglio spiegare una cosa. Praticamente è sparito tutto lo sporco che avevo creato, perché abbiamo pulito, abbiamo fatto un taglio nel montaggio. Ma dai, no, pensavo che c'era il genio della lampada che faceva sparire tutto lo sporco. Adesso disegniamo Topolino! Ah, ok. Va bene. Ok, che è un attimino più difficile e io per te la vedo dura. Tocca a me. A me stava uscendo prima, capito? Parto io. Stava uscendo prima, solo che si è aperto. Secondo me l'hai fatta apposta. Parto io. Ogni volta che succede qualcosa del genere è colpa di Katia. Sì, sì. Certo, colpa mia. E certo che è colpa tua. Mannaggia te, mannaggia. Ma io? Che cosa ho fatto? Non è valido, già è bello così. Ma non è vero, Luca. Ogni tanto si incastra. Oh, vai. Vai, non ti brucia. Non ho messo il burro, dai, guarda. Aspetta, vuoi che schiaccio io? No, meglio di no. Infatti. Poi sono la sua, faccio un danno. Dai, ma che bocca che mi è venuta, stupida. Non sarà mica colpa mia. Sì, è colpa tua. Ma perché stai facendo troppi particolari? Secondo me devi fare meno no, particolari. No, invece no, si deve fare tutto. Finito? Tocca a me? Più o meno, aspetta. Ok, adesso il rosa. Vado di rosa. Luca. Prendi il coso. Me lo passi. Passami avanti, non vedi che cosa sto facendo? Mannaggia! Dai, non è possibile, Luca, cioè si incastra ogni 2 secondi. Ora mi viene una crisi. Il mio sta bruciando. Boh, no, dammi il nero un secondo, mi serve? Questo mi si rompe di nuovo. Io ho paura, raga. Ho paura a schiacciare. Voi direte, pigia Luca, pigia. Non lo faccio più. Ok, guardatelo, va quasi in conclusione, aspetta che dai, vengo un po' qua. Non ho fatto gli occhi, raga. Ok, il bianco, esatto, vero? Non l'ho usato. Beh, qualcuno lo userà per vincere. Penso un po' la temperatura. Dai, io la mia la tolgo, è pronta. Adesso parto prima io, Ma anche prima sei partita... Oh! Ma la mia è scotta di più della tua, adesso la lasci spenta perché è molto più calda. Poi quando si sta raffreddando la riaccendiamo. Okay. Ah, devo regolartela un attimino? Ok. Io me la regolo, ti ho appena detto cosa dobbiamo fare. Ok, e io l'accetto. Bravo. Come sempre, se ti dico mai qualcosa, no. Hai sempre ragione te. Come rendere felice una donna parte 1. Poi raga, se volete altri così su come rendere felice una donna, scrivetemi. Io giro, si stanno rompendo le orecchie. No, Katia, una riuscita... la devi te... Ma la giri te? Non so farlo. Non lo so fare. Che devi essere veloce. Sì, raga, guardate che bello. Che fa schifo. Oh, bene raga, come prima sarete è rigido. Raga, come prima sarete voi a votare con il sondaggio che ci sarà qui sopra chi è stato il migliore. E a sto giro, ovviamente. Vabbè, dai. Andiamo avanti che me le voglio mangiare. Ok, andiamo avanti. Un profumino meraviglioso. Bubi, io parto. E vai. Era proprio la frase top che volevo sentire oggi. Io parto e per sempre. Dai Luca, smettila, che... Sto scherzando. Comunque fai vedere il prossimo personaggio. Il prossimo personaggio sarà il genio della lampada. Ok? Ci proveremo. Parti te. Prima che diventa ustionante. Ok. Fammi vedere com'è. Questo è difficile, ragazzi. Perché ha il contorno nero, tutto da fare, nero. No, è difficile perché... Ecco, non pareva. Dai, ma cos'è sta roba, Luca? Non so che cosa hai fatto. Uffa, non lo voglio questo. Dai! Hai visto che mira? Parto dal ciuffo,
così, facciamo una cosina alla volta. La fronte, l'occhio, lo zigomo, il mento. Ecco, ma mi esplode perché non va. Io faccio subito l'azzurro. Vai, fai l'azzurro. Anche se sbaglio, assaggi. Ah! Che cosa ridi? Ma poi un'immagine più difficile, no? Ecco. Devo dire. È difficilissimo. Ok, mettiamo il burrino. Stavo scherzando! Non è un'opera d'arte! Luca, fatti gli affaracci tuoi, ok? Non riesco a capire se è il genio della lampada o Shrek. Ok, tieni. Oh, grazie, tieni il blu. Ok. Che bello l'azzurro! No, ho fatto in mezzo dentro la bocca, non devo fare. Dai, mi manca l'ultimo pezzo. Sei concentrato? Che cos'è quella roba? I capelli, la testa dove gliela fai? I capelli non ci stanno. Ragazzi, sembrava una challenge semplice, invece non è così facile come si pensava. Però vabbè, l'importante è sempre provarci. E perché sta perdendo? Quindi sta iniziando a fare... Non è vero, non sto affatto la perdente. Ah, non è facile, bla bla bla. E ha finito, la 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 la. Perché sono un mago, sono il genio della lampada. Ta 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 ta. Ecco, il bianco funziona, no, da Dio. Sto sbagliando, dammi il bianco, 2 secondi. Non è che erano freddi, per quello non scendevano? Dai, un po' di rosso. Il rosso dove? Nella bocca. Nella bocca. E quello comunque è rosa, non è rosso. Quello di Katia non si capisce molto. Mi dispiace perché, cavolo, sei partita proprio super in vantaggio, capito? Eri la favorita. Tutti avrebbero detto che Katia sarebbe stata la vincitrice dopo la disfatta che ha avuto all'inizio, che si è aperto tutto il barattolo, come se fossi un perdente. Ma non è così. Non è così. Vabbè, dai, questi li stacchiamo. A me manca il ciuffo, eh. Ora appena si fa... Tu non ce l'hai il ciuffo, quindi non è il genio! Non è lui! Non però è... posso comporlo? Ta-da! Ragazzi, dai, votate! Votate! Ma dove sei? Nei programmi TV? Ma non lo so! Votate! Guarda, c'è anche la magia, perde la magia. Ok, aspetta, prendiamoli tutti. Bella raga, siamo arrivati alla conclusione di questa bellissima challenge. E queste sono le nostre creazioni. Esatto. Non tutto ci è uscito perfettamente, anzi, diciamo che alcune cose, tipo il mio primo Winnie the Pooh che ho provato a fare, è uscito un po' un casino. Però il tuo è stato bellissimo. È uscito abbastanza bene, diciamo che quelli che avevo visto io erano veramente fighi, erano veramente belli. Poi abbiamo fatto Topolino. Ok. Poi abbiamo fatto Topolino. E secondo me ho vinto io. Anche se sono molto uguali, però il mio non sembra tanto Topolino. Il tuo sembra Topolino con i colori sbagliati. Il mio è Topolino con i colori. Certo, i colori sbagliati perché ho dovuto aspettare te, sei ustionato, poverino. E poi abbiamo fatto il genio della lampada. Qua ovviamente abbiamo un altro vincitore. E sempre. Ma io non so, cioè. No, come sempre te? Non c'entra niente. Ma come c'entra niente? È uguale. Ma non è vero. Ma sì che è uguale, è solo più piccolo rispetto al tuo. Ma no, non è vero, non è uguale. È uguale, Luca. Ho vinto io. Non è vero. Bene, raga, se questa challenge vi è piaciuta non dovete fare altro che scrivercelo qui sotto nei commenti, perché noi leggiamo tutti quanti i commenti fino a notte fonda. Cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con una notifica ogni qualvolta esce un nostro video. E se non vi arriva la notifica, comunque sappiate che noi tutte le sere alle ore 21 pubblicheremo un video bellissimo, divertentissimo, che vi farà scompisciare dalle risate. Bellissimo, fantasticissimo. Ma dai, Luca! Il video più bello di sempre. Ma non l'ho detto così. Sì. Ho detto un video bellissimo, perché noi ci impegniamo tanto per fare questi video, quindi... E ci divertiamo anche tanto. E soprattutto, Bubi, spegni, perché io vorrei assaggiare una di queste. No, ora le mangi in telecamera. C'è l'alcolino in bocca. Perché non le vuoi mangiare in telecamera? Perché no, io mi abbuffo. No, immaginatevi Goku mentre mangia. Indovinate adesso nei commenti da cosa partirò. Io vi dirò nei commenti se avete indovinato. Ciao, raga! Ci vediamo domani alle 9. Ciao ciao! Ciao!